Che cosa c'entrano la statistica, la pallavolo, il tiro con l'arco e la filosofia? Chiediamolo a qualcuno che le ha messe insieme. Sono Emilio Cozzi e questa è un'altra storia di innovazione. Mauro, ci ha invitato in un posto meraviglioso. Ipotizziamo che io non sappia chi è Mauro Berruto. Chiedo a Mauro Berruto di, in 30 secondi, descrivere Mauro Berruto. Mauro Berruto è una persona che ha passato più della metà della sua vita in un contesto sportivo, nello specifico la pallavolo maschile, però è arrivato lì da un giro un po' lungo, con una laurea in filosofia, con una specializzazione in antropologia culturale e poi attraverso una serie di esperienze sempre crescenti è arrivato a realizzare un sogno che forse non era neanche immaginabile, quello di allenare la nazionale italiana. Con una medaglia olimpica, tra l'altro. Con una bellissima medaglia olimpica che ha ricollocato la nostra nazionale nel posto in cui deve stare. Laurea in filosofia e a un certo punto diventi il CT della nazionale di pallavolo. Innovare significa trasformarsi? Significa cambiare un paradigma, significa saper guardare le cose da un punto di vista diverso, da un'angolazione diversa. Io non arrivavo allo sport giocato, praticato, però forse mi permetteva di avere una visione di discontinuità, no? Chiaro. Perché chiaramente non appartenevo a quel mondo, cosa che poi mi è ricapitata dopo, perché dopo la nazionale italiana di pallavolo io sono finito in questo posto facendo l'amministratore delegato di una scuola, di un'università, e poi ancora ho avuto un'altra esperienza sportiva che è quella del tiro con l'arco, dove di nuovo, come immaginerai, non avevo mai scoccato una freccia nella mia vita. E certo c'è un po' di timore iniziale, c'è questa idea di uscire dalla propria zona di comfort. Io credo che non ci sia uomo che non abbia paura di qualcosa che non conosce. Il nuovo è sempre qualcosa che non conosce. Come si vince o come si gestisce questa tensione? Io mi sono laureato in antropologia. L'antropologia ti insegna a considerare quello che è diverso da te come una ricchezza. Certo. Allora sei in grado di poter cambiare un punto di vista. Quanto l'innovazione c'entra con lo sport? Sono stato colui che ha portato un'innovazione tecnologica veramente fondamentale nel mondo della pallavolo, un algoritmo di previsione del comportamento del palleggiatore della squadra avversaria. Siamo arrivati a identificare con successo più del 90% delle scelte di un palleggiatore durante la gara. Mauro, non solo nello sport, siamo in un mondo ormai di dati. Tutto è commisurabile. Nel mondo della pallavolo la prima cosa che ho fatto è stato occuparmi di statistiche. La quantità dei dati ormai raggiungibili e disponibili è gigantesca, enorme. Per fortuna il ruolo dell'allenatore è proprio quello di riuscire a interpretare i dati, trovare delle priorità, per esempio. Ancor di più, devo trasmettere alla mia squadra delle priorità. Anche perché, Mauro, in un contesto in cui tutto sembra prevedibile, può succedere di arrivare forse la partita più importante, la finale olimpionica, e tutto è diverso. E lì la bellezza è che tu scopri che c'è qualche cosa che non è allenabile. Lì serve un'abilità diversa. Sportivamente parlando si traduce nel fatto di sapere che tu hai quell'occasione e non sai se ne avrai un'altra. Tu a un certo punto diventi il CT della nazionale di tiro con l'arco, dove la tecnologia, l'hardware è addirittura in campo, mi verrebbe da dire. Quanto lì la tecnologia e quindi l'innovazione anche tecnologica e l'uomo contano? Beh, anche in questa esperienza io ho portato un software capace di riconoscere la qualità della prestazione. Però torniamo a quanto ci dicevamo. Tu puoi avere, come dire, disegnato il gesto tecnico perfetto, ma alla fine quel gesto sarà applicato da una persona che deve interpretare quello che sta succedendo in quel momento lì. In un mondo che, fortunatamente, perché è una bella notizia, evolve dal punto di vista tecnologico, il fattore umano non va mai sottovalutato. Il tiro con l'arco si fonda su un paradosso, si chiama letteralmente così, il paradosso dell'arciere, e ha a che fare con l'aerodinamica di volo della freccia. Sì. Esce e rientra continuamente da una traiettoria che noi pensiamo sia quella ideale. Mi faceva venire in mente questa cosa che è un po' così nel mondo della scuola, nel mondo dell'impresa. Tu hai un obiettivo e vuoi arrivare lì, ma devi sapere che arrivare lì probabilmente passerà attraverso una continua correzione. Mi dai un assist a proposito di sport, perfetto. Qual è il consiglio di Mauro Berruto a un giovane imprenditore? Il primo consiglio è quello di sognare in maniera ambiziosa e di sognare a colori, di sognare in maniera dettagliata, di sognare esattamente quello che tu immagini possa essere la traiettoria. Il secondo è di essere pronto a questi cambiamenti di traiettoria. Tutto quello che succederà da lì all'arrivo sarà utile
per poter arrivare dove vuoi. Il terzo, guarda, te lo dico con un concetto molto sportivo, fare fatica. Ma fare fatica restituendo alla parola fatica la bellezza che la contraddistingue. Allora, chiedo l'ultima cosa a te. Qual è il prossimo passo? Qual è la prossima innovazione di Mauro Brutto che ha lasciato anche la nazionale di tiro con l'arco? Guai al mondo se lo sapessi. Io non lo so e non voglio saperlo. Mi piacerebbe continuare a occuparmi di giovani e di talento, questo sì, aiutare qualcuno a realizzare i propri sogni. Che bello. Grazie Mauro. Grazie a voi.